Nella sala Zeus del Museo archeologico di Agrigento si è svolto ieri il convegno sul tema PNRR Rigenerazione Urbana, promosso dall'Ordine degli Architetti di Agrigento per presentare i cinque progetti che interessano il libero consorzio e i comuni di Grottera, Calmuto, Montevago e Raffadali, vincitori di altrettanti concorsi di progettazione che puntano alla riqualificazione urbana attraverso le risorse del PNRR per un importo di circa 24 milioni di euro. I progetti premiati nel corso del convegno riguardano la costruzione di un edificio scolastico a Canicattì, la riqualificazione urbana nella zona Calvario a Grotte, del centro storico di Racalmuto e del villaggio della gioventù di Raffadali e la riqualificazione paesaggistica dell'antica Montevago, distrutta dal sisma del 1968. Noi abbiamo avuto, dico noi Montevago, ma altri comuni e altri sindaci della provincia, l'opportunità di avere finanziato la progettazione di un'idea e nel caso di specie, quindi nel caso della mia comunità, del mio territorio, noi abbiamo progettato un recupero e quindi una rigenerazione urbana per la città antica. E quindi avere poi il finanziamento a completamento della progettazione è una grandissima risorsa. Immaginate che noi abbiamo recuperato dopo 55 anni la cattedrale di Montevago e non può restare una cattedrale nel deserto, ma a contorno di tutto ciò abbiamo cercato di valorizzare la città antica. La progettazione che abbiamo fatto con l'Ordine degli Architetti mira proprio a questo: rigenerare, portare artisti, dare loro ospitalità, fare delle location con impatto ambientale zero e poi l'artista va via e lascia sul territorio l'opera per cui ha lavorato il periodo in cui si è fermato, per esempio nel caso di no, nel caso nostro a Montevago. Io sono felicissima, ringrazio veramente l'Ordine degli Architetti, ringrazio l'architetto Lamendola per quello che ha dato, per il supporto che ci ha dato, ringrazio i progettisti perché è un lavoro veramente fatto molto bene e mi auguro poi però che ci sia il passo successivo e quindi il finanziamento dell'opera. Siamo orgogliosi, ha dichiarato il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, di essere riusciti a stimolare gli enti attivi sul territorio, impegnarli nella riqualificazione urbana e nella valorizzazione dei nostri beni culturali. È una strada che vogliamo continuare a percorrere. I progetti che intercettano le risorse del PNRR per 24 milioni di euro sono soltanto una prima tappa di un percorso che proseguiremo per promuovere la rigenerazione urbana e il rilancio socio-economico della nostra terra. A rendere più emozionante il convegno, promosso dall'Ordine degli Architetti, la designazione di Agrigento, capitale della cultura 2025. Ne siamo entusiasti, ha detto Rino Lamendola. Assumiamo l'impegno di sostenere il Comune con tutte le iniziative e gli eventi da noi proposti, quale contributo degli architetti al dossier presentato a sostegno della candidatura. Questo primo convegno può essere considerato come una prima tappa di un percorso che ci vedrà impegnati in una serie di iniziative. Una tra queste è quella di promuovere, unitamente all'Ente Parco, una biennale di arte e architettura contemporanea nel cuore della Valle dei Templi, denominata Mediterranea, proprio per dare il senso di Agrigento, quale porta d'Europa sul Mediterraneo, ha concluso Rino Lamendola.